Namaste Yogis, sono Barbara Beltrami e ho un regalino per voi. Siete curiosi di sapere la storia, la mitologia, la morale che sta dietro le asana che pratichiamo ogni giorno sul tappetino? Allora questa serie è per voi. In queste brevi lezioni tratte dal mio Fly Flow Yoga Challenge vi racconto ogni volta la storia dietro un'asana che probabilmente conoscete bene. Spero vi piacerà e vi aspetto nel video. Namaste Yogis, benvenuti nella nostra prima lezione del Fly Flow Yoga Challenge 2023. Come sapete, in questa edizione del challenge dedicheremo ogni giorno a un'asana diversa, quindi ci sarà la lezione dove svilupperemo l'asana dal punto di vista fisico, ma ci saranno anche questi brevi video dove vi voglio raccontare un pochino la mitologia che c'è dietro ogni asana che andremo a vedere. Perché? Perché queste asana che pratichiamo in realtà sono piene di storia e di significati. Conoscere il significato di ogni asana ci aiuta a sviluppare nella nostra pratica un'intenzione che spesso è legata ad una qualità della nostra persona che vogliamo esprimere. Quindi conoscere queste storie affascinanti che cercherò di semplificare, perché la mitologia indiana è veramente complessa e tante volte anche un po' difficile da capire, ma semplificandole cercherò di darvi il significato che c'è dietro ogni asana. E in questo modo ogni lezione, oltre a praticare a livello fisico, coltiveremo un'intenzione, appunto quella di sviluppare una qualità che ci servirà coltivare. Nella lezione di oggi andremo a vedere Svanasana, ovvero le posizioni del cane. Cane a faccia in giù, Adho Mukha Svanasana; cane a faccia in su, Urdhva Mukha Svanasana, che sapete sono tra le posizioni che pratichiamo di più nelle nostre lezioni perché rappresentano anche una transizione tra un flow e l'altro. Svana significa proprio cane. E da dove viene questa posizione, da dove viene questa figura del cane? Forse, come saprete, nella mitologia dello yoga, dove abbiamo tutte queste divinità, questi dei, questi deva, molto spesso questi deva si accompagnano a un animale che è, diciamo, un pochino il loro veicolo, no? Quindi questi animali diventano un veicolo su cui queste divinità, questi deva, viaggiano e che li accompagnano sempre. E diciamo che un pochino le qualità di questo animale rappresentano sia le qualità che rappresenta la divinità, sia le qualità che la divinità vuole trasmettere a chi la segue, ai suoi devoti o comunque a chi segue i suoi insegnamenti. Svanasana, quindi Svana, è il cane, è il veicolo, quindi l'animale che accompagna Bhairava. E chi è Bhairava? Per raccontarvelo vi racconto un pochino la storia. Bhairava è un avatar, quindi una parte, una incarnazione, diciamo, di Shiva, di Lord Shiva, questa divinità molto importante che fa parte della triade, diciamo, della Trimurti di Shiva, Vishnu e Brahma. Li vedremo più nel dettaglio. Comunque Shiva è la parte, diciamo, che viene considerata, diciamo, un pochino il distruttore. Brahma rappresenta la creazione, Vishnu rappresenta il sostentamento, quindi da una parte c'è un po' la nascita, la vita, e Shiva rappresenta la distruzione, che è indispensabile per poter continuare il ciclo di rinascita, vita e, diciamo, quello che è il ciclo naturale. Quindi Shiva è un po' questa figura. E Bhairava diventa un avatar di Shiva, forse il più terribile e tra i più spaventosi avatar di Shiva. E perché Shiva va a creare questa figura? Si narra che appunto Brahma, che è l'altra divinità, si fosse un po' montato la testa, si credeva assolutamente al pari di Shiva e quindi aveva cominciato a interferire un pochino con quelle che erano le attività di Shiva, a cercare di prendere il suo posto, era diventato un po' presuntuoso. E Shiva inizialmente aveva, diciamo, con abbastanza pazienza sopportato questa cosa, finché era arrivato al punto che non ne poteva più. Quindi da una sua unghia creò questo avatar, questo Bhairava,
una figura, come dico, temibile, spaventosa, che ha dei serpenti attorno al collo, attorno alle caviglie, porta in mano un teschio, diciamo una testa, quindi una figura assolutamente spaventosa. E questo Bhairava va da Brahma e gli taglia una testa. Brahma ha 5 teste, quindi lo decapita, motivo per cui gira con questa testa in mano, no? Quindi un'azione molto molto violenta di un Shiva indispettito che preso, diciamo, dalla rabbia, crea questa figura. Cosa succede? Che Brahma, una volta ricevuta questa punizione, in realtà ha come una sorta di wake up call, capisce che il suo comportamento era stato dettato molto dall'ego e dalla presunzione. Quindi la sua punizione in realtà lo rende grato a Bhairava per avergli permesso di rendersi conto del suo comportamento sbagliato. E diciamo, cosa possiamo imparare da questa storia? Che tante volte quando il nostro ego prende sopravvento, quando diventiamo un po' presuntuosi, no? Quando ci crediamo di essere superiori agli altri, tante volte per renderci conto del nostro comportamento abbiamo bisogno di qualcosa di forte e spaventoso che ci fa, diciamo, risvegliare, ci fa rendere conto. Quindi quello che è, diciamo, rappresentato da Bhairava non è sempre necessariamente una cosa negativa. Alle volte può servire qualcuno o qualcosa, qualche situazione nella vita che ci dà un pochino quello shock e ci risveglia. E quando ci troviamo di fronte a queste situazioni, tante volte il gesto di umiltà e di gratitudine per averci permesso di scoprire qualcosa di noi che in realtà non ci faceva vivere al meglio è, diciamo, quello che possiamo fare, no? Quindi tante volte possiamo essere grati, diciamo, alle situazioni difficili, complicate che ci mettono alla prova o che ci danno una lezione anche forte. Quindi vediamo che Bhairava, perché nascono tutti questi avatar dalle divinità? Perché la divinità rappresenta un pochino quello che siamo noi e tutti questi avatar rappresentano un pochino le parti del nostro carattere, della nostra personalità che a seconda delle situazioni vengono fuori, quando magari siamo arrabbiati, quando magari ci vogliamo vendicare, quando magari dobbiamo contrastare una situazione difficile. Quindi Bhairava è sicuramente una figura terribile, molto efferata, però è anche il protettore, diciamo, un pochino della giustizia, il protettore dei più deboli, il protettore del dharma, del giusto comportamento, e in questo modo diventa invece il nemico dell'ego, il nemico della presunzione, il nemico di tutte quelle qualità che in realtà vorremmo eliminare, no, dalla nostra personalità. E quindi è una figura che poi nella mitologia diventa proprio il protettore, tante volte anche considerato il protettore delle donne, quindi un pochino della figura più debole, delle figure più deboli. Perché Bhairava si accompagna al cane? Come vengono rappresentate queste qualità? Il cane storicamente è un animale predatore, no? Quindi un pochino come il lupo, quindi un animale capace di grande ferocia, che può incutere anche paura se è arrabbiato, se ci attacca, no? Quindi ha queste grandi qualità di ferocia, di coraggio, di anche un po' di essere selvaggio, selvatico, di essere un animale fondamentalmente libero. Però insieme a queste qualità, il cane è anche un animale che, se si affeziona a qualcuno, sa essere estremamente fedele e sa prendere tutta questa ferocia e tutta questa, diciamo, aggressività e la sa mettere al servizio di chi ama, per proteggerlo, per stargli vicino. Quindi i due aspetti del cane sono proprio questi, cioè coraggio, ferocia, libertà, ma nel contempo sono anche lealtà, amore, amicizia. E proprio per questo Bhairava è sempre accompagnato in tutta l'iconografia da Svana, dal cane. Nella pratica dello yoga il cane a faccia in giù e il cane a faccia in su, quindi Adho Mukha Svanasana
Urdhva Mukha Svanasana rappresentano un pochino questi due aspetti del cane. Quello del cane a faccia in su, quindi quando andiamo ad aprirci in Urdhva Mukha Svanasana, rappresenta l'aspetto più libero e più selvaggio del cane, anche forse un pochino quello più feroce, quello dell'energia che risale, no? Della kundalini che sale, quindi esprime tutta la sua forza. Mentre il cane a faccia in giù rappresenta l'altro aspetto del cane, quello che si inchina, quello che è fedele, quello che è umile, quello che è capace di mettere da parte i propri bisogni a servizio di chi ama, addirittura tante volte senza paura, è capace di mettere a rischio la propria vita per proteggere chi ama. Quindi queste sono le due qualità del cane. E quello che vi invito a fare nella pratica di oggi è di cercare proprio di sviluppare la vostra intenzione su queste qualità opposte. Abbiamo bisogno di entrambe, abbiamo bisogno di coraggio, di forza. Alcune volte per difendere la giustizia abbiamo bisogno di essere aggressivi, di diventare feroci. Però nel contempo abbiamo anche questa parte di noi che invece è estremamente leale, è estremamente fedele e si pone al servizio non solo degli altri, ma anche delle nostre buone qualità, pronta a proteggere quella che è la parte buona di noi. Quindi vi invito, mentre fate il vostro flow dal cane a faccia in su al cane a faccia in giù, a integrare queste due parti che sono così importanti. Se sviluppiamo la nostra intenzione su questi due punti, possiamo anche cercare un pochino di portarli in equilibrio a un certo punto, no? Quindi imparare quando è il momento di usare uno, quando è il momento di usare l'altro, o quando è il momento di essere aggressivi, però sempre avendo a cuore la compassione e la lealtà che ci caratterizzano. Questo è un pochino il significato di queste asana e della posizione e di Svana, che è l'animale che appunto accompagna Bhairava, che è un avatar di Shiva. Spero che questa breve introduzione vi serva a sviluppare un'intenzione forte per la vostra pratica. Fate la lezione di oggi, che sarà una lezione a differenza di quelle che faccio di solito, magari un po' più lenta, magari un pochino più dettagliata, dove ci soffermiamo su queste posizioni di base. Integratele bene, perché sono fondamentalmente delle posizioni molto importanti anche a livello fisico per sviluppare forza, flessibilità. Andiamo a fare da una parte un backbend, quindi nel cane a faccia in su inarchiamo la schiena, ci serve bene la muscolatura della parte posteriore, attiviamo le spalle, apriamo il cuore. Nel cane a faccia in giù attiviamo i muscoli posteriori, allunghiamo la parte posteriore delle gambe. Quindi sono due posizioni molto complete che rappresentano a livello fisico e a livello energetico una grande quantità di aspetti, quindi esploratele bene. Poi andando avanti andremo sempre più a crescere nella nostra pratica man mano che vedremo le altre asana. Vi auguro una buona lezione e dopo la lezione ovviamente vi aspetto nella prossima lezione, dove vedremo un'altra asana. Namaste.